Ciao a tutti! Che tu ti senta triste, felice, arrabbiato, c'è sempre un libro che fa per te. Infatti, molto spesso è bello pensare che dentro un libro si raccolga un'emozione. Un'emozione che anche noi stessi possiamo sentire mentre leggiamo. E quindi ho deciso di farvi dei consigli di lettura a partire dalle nostre stesse emozioni, quelle che possiamo sentire dal nostro cuoricino, in sostanza. E quindi ho selezionato alcune emozioni e ci ho associato dei libri che secondo me quelle emozioni effettivamente le evocano in un certo senso, o che pure trattano quelle emozioni. Ovviamente non ho potuto raccontare tutte le emozioni che si possono provare, ho fatto una selezione e ci ho fatto delle associazioni, libri che comunque vi consiglio naturalmente, e partirei dall'emozione che si dovrebbe sentire sempre, ma è giusto che esistano tutte, ovvero la gioia. Allora, per la gioia ho selezionato un libro che purtroppo non ho qui, ma perché l'ho lessi in biblioteca, ma secondo me effettivamente racconta un tipo di gioia, diciamo, amara, anche un po' dark, e mi piaceva un po' questa ambiguità. Non è uno di quei libri che fanno è un libro dove comunque, per quanto sia presente questo clima di festa, di gioia, c'è comunque quella sottile nota amara che secondo me gli dà un twist in più, gli dà una sfaccettatura in più. E parlo di un libro realmente carino che vi consiglio, che è appunto Musica Rock da Vittula di Mikael Niemi, spero di averlo pronunciato correttamente, comunque l'autore è svedese, uscì per Iperborea, e ve lo consiglio ad esempio se vi piacciono autori come Niccolò Maniti, ad esempio. Il mood è molto simile, siamo in questo paesino sperduto della Svezia del Nord, dove praticamente il rock, l'ondata rock degli anni 60 arriva in ritardo, e quindi appena approda in questo piccolo paesino noi seguiamo le vicende di alcuni adolescenti che trovano nel rock una valvola di sfogo. È un libro dove l'alcol scorre a fiumi e dove c'è proprio questo sentimento costante di essere isolati dal mondo, ma allo stesso tempo di poter cambiare le cose, di poter far rivoluzione in un certo senso. E questa energia, nonostante sia eterea, perché stiamo parlando di un libro comunque scandinavo, cioè questa energia proprio eterea, in realtà la senti, ed è una cosa particolare, una sensazione particolare. Per questo volevo parlare di questo libro in relazione alla gioia, in relazione alla tristezza, che c'è uno dei libri più tristi che abbia mai letto, probabilmente La strada di Cormac McCarthy, ve giuro, cioè è stupendo, è un capolavoro questo libro a mio parere. E poi adoro come McCarthy, lui riesca effettivamente a farti provare una valanga di emozioni a partire dall'uso di tre parole, perché scrive in modo secchissimo, però lirico, non è quel secco giusto per, essenziale. No, è proprio una scrittura ragionata e potentissima. E vabbè, è un libro che veramente tu lo leggi e sei travolto da una valanga, ripeto, di tristezza nel seguire questo padre e figlio in lotta per la sopravvivenza in questo mondo praticamente post-apocalittico, dove l'unica certezza è praticamente morire. Cioè, è un libro veramente oscuro da quel punto di vista, pesante. Non è pesante da leggere tanto, cioè non è un libro noioso, ma è un libro che veramente è un macigno sul cuore. Quindi quando penso a tristezza non posso far altro che pensare a la strada di McCarthy, assolutamente. Euforia! Attenzione, perché l'euforia, per quanto sia un una gioia selvaggia, in realtà è un'emozione che è difficile da controllare e può avere anche delle conseguenze negative. Quindi io ci associo un libro su cui io faccio sempre una testa così, perché voglio che lo leggiate, perché è troppo fico. E sto parlando di Uccidi i tuoi amici di John Niven, dove il protagonista Steven è praticamente in costante euforia. È un uomo che si sente capo di tutto, che si sente sempre al top, sempre su di giri, quando non lo è si fa aiutare da sostanze malandrine per esserlo, ma allo stesso tempo è un uomo che non ha problemi a calpestare gli altri, sostanzialmente anche ad ucciderli. È un libro divertentissimo. Ecco, se volete un libro che veramente vi faccia passare due ore e non vi staccate mai dal romanzo,
Cioè, John Niven è l'unica certezza, cioè lui vola via dritto, è meraviglioso. E soprattutto questa è una satira ferocissima sull'industria musicale degli anni 90. Una sorta di American Psycho black comedy immerso nel pop anni 90. Che volere di più? Che volere di più? Certo, cioè, ti dà anche l'impressione effettivamente che questo stesso libro sia immerso nell'euforia, in questa emozione adrenalinica fuori controllo, di gioia, di potere, ma allo stesso tempo che può avere anche conseguenze devastanti, ed è quello che succede esattamente qui. Quindi quando penso a euforia penso al protagonista di questo romanzo, Rabbia. Uno dei libri più arrabbiati che abbia mai letto è Destroy di Isabella Santacroce. Allora, so che può non piacere a tutti Isabella Santacroce, ma a me piace, mi piacciono soprattutto i primi libri, sarà che li ho letti in età adolescenziale e mi ci ritrovavo un sacco, però comunque Destroy, quando lo lessi a 13 anni, ero completamente sopraffatto dalle emozioni che uscirono da questo libro. Un libro che in realtà non è narrativo in sé, racconta comunque la parentesi londinese di una donna giovane, tra trasgressioni varie, se vogliamo. È un libro però scritto in questo modo punk anarchico, con frasi sconnesse, parole dure, grezze, e emerge veramente un senso ferocissimo di rabbia che si ritrova anche nel finale. Il finale mi era rimasto particolarmente impresso con lei. Mi ricordo che io l'ho letto veramente 15 anni fa sto libro, però mi ricordo il finale, che era tipo lei che si chiudeva in una macchina così ad aspettare, quindi non sta facendo nulla, ma inizia a dire vorrei che tutto esplodesse, vorrei che... Cioè è il sentimento di rabbia decuplicato all'estremo. Quindi questo libro veramente Rebel Young Teenage Angst, diciamo, è primo libro che mi è venuto in mente sostanzialmente. Furia, quindi una rabbia ancora più incontrollabile, assolutamente Wrong di Andrea Consonni. Un libro che probabilmente non conoscerà nessuno, io l'ho scoperto per caso in biblioteca, perché l'autore è mio compaesano, tra l'altro, ma non l'ho mai conosciuto, cioè incredibile, è un po' un eremita, nascosto, non si fa trovare. Fatto sta che io ho adorato il suo libro perché è una sorta di Chuck Palahniuk senza l'elemento humor, quindi veramente dark, pulp, crudo, nichilista, però ambientato in Brianza, e io shock, e soprattutto veramente furioso come libro. Inizia un po' con questa sensazione di frustrazione che pian piano esplode, va fuori controllo, e io l'ho adorato. Noia. Per la noia, un libro che secondo me è bellissimo, ma che effettivamente racconta il sentimento della noia, più che della noia in sé, del non trovare veramente un posto nella società e quindi vagare senza meta, sostanzialmente. Ed è quello che succede in Le Sere di Gerard Rev, autore olandese che è diventato noto con questo piccolo classico moderno, appunto Le Sere, che sostanzialmente segue le tra virgolette scorribande, perché in realtà sono passeggiate notturne, del protagonista, che è un giovane sostanzialmente insoddisfatto con tutto ciò che ha concluso nella sua vita, si sente di non aver concluso niente e quindi vaga e incontra gente. Raccontata così sembra un pacco polacco, e in effetti lo è, ma vi assicuro che pur rimanendo sospeso in questa noia, diciamo, il romanzo effettivamente evoca tantissime tematiche, tantissime riflessioni, soprattutto sul tema della solitudine, veramente molto bello. E poi c'è l'angoscia. Beh, sull'angoscia andiamo sul sicuro, la nausea di Sartre. Come dimenticare Antoine Roquentin e il suo sentimento di spleen interiore, che lui definisce nausea, che lo attanaglia completamente, che gli proibisce anche quasi di vivere le giornate in modo normale, in modo ordinario. Vabbè, il libro che a me ha sconvolto, qua intanto campane che vanno, vengono, eccetera, eccetera, ma non fateci caso, è un modo per stemperare l'angoscia, se vogliamo, l'angoscia di Sartre. Fatto sta che
Niente, vabbè, io ho provato, prima volta che ho letto La nausea di Sartre, effettivamente sono stato ribaltato dall'angoscia e non ho più dimenticato quelle sensazioni, tanto che adesso è diventato il mio libro preferito, quindi vabbè, andiamo avanti. Malinconia, vabbè, una malinconia costante la troviamo in Norwegian Wood di Haruki Murakami, un libro dove si intrecciano effettivamente lutti, perdite, solitudini, tristezza, palate, ma comunque malinconia, perché è raccontato dal punto di vista del protagonista attraverso i suoi ricordi di giovinezza, quindi quella giovinezza che non fu e non è più, con i personaggi che l'hanno resa vivida, ma allo stesso tempo non hanno avuto il coraggio di prendere in mano il proprio destino, e alcuni effettivamente sono dispersi. È un libro veramente dolente questo, che però mi sento sempre di consigliare, nonostante a molti non piaccia. Io in realtà l'ho trovato, sin da quando l'ho lessi la prima volta da adolescente, potentissimo, veramente potente. Io continuo a preferire il Murakami visionario, onirico, surreale, ma anche questo assolutamente ha un posto nel mio cuore. Pace, no, serenità. Andiamo prima con la serenità, perché la pace è una serenità all'ennesima potenza. Serenità, allora, non c'è nulla di che mette più serenità, secondo me, di un bel gatto peloso e morbidoso e rotondo che se ne va con le sue zampine a fare danni. E quindi Il gatto e noi di Burroughs, uno dei più bei libri sui gatti di sempre, praticamente. Burroughs, autore controverso, autore che ha parlato di stupefacenti, di trasgressione, cose del genere, ha scritto Il pasto nudo, che alla fine ti scrive anche il più bel libro sui gatti, di una dolcezza, ti mette proprio serenità questo libro, lo leggi e dici oh che bello il mondo, che bella la vita, meraviglioso, però c'è anche la pace, e nella pace inserisco un libro che comunque è attraversato da note dolenti, malinconiche, ma che ti fa vivere la solitudine, magari il senso della solitudine, da una prospettiva positiva. E sto parlando di Stagno, di Claire Louise Bennett. È un libro che non racconta nulla fondamentalmente a livello narrativo. Noi seguiamo semplicemente questa donna stabile nel suo stagno, appunto nel suo cottage costruito su uno stagno, che si lascia in un certo senso circondare dalle cose che accadono, dalle piccole cose che effettivamente sono presenti intorno a lei e che trovano voce e bellezza. E l'ho vissuto questo libro come una meraviglia, cioè inserirsi veramente in quello che apparentemente non ha significato e in realtà le nasconde molto. E quindi ti dà veramente questo senso di pace anche attraverso queste lunghe descrizioni che però sono liriche, avvolgenti, top. Se volete un libro relax, Stagno va benissimo. Però non va bene solo la pace, su via un po' di meraviglia, meravigliamoci veramente delle cose che abbiamo attorno, che è una cosa che c'è anche in Stagno. Però questo senso di meraviglia perenne lo ritroviamo in Europeana di Patrick Urednik. È un libro attraverso il quale l'autore racconta il Novecento, storico, lo destruttura in modo tale da farcelo sembrare raccontato da un bambino che l'ha appena scoperto, e fa questo cut-up sostanzialmente tra momenti più frivoli, tipo l'invenzione della Barbie, a momenti più drammatici a livello storico. Tant'è che alla fine, in questo modo di raccontare molto paratattico, molto infantile, pieno di sorpresa al Novecento, il lettore se ne esce con che secolo bislacco che è stato, assurdo. Cioè le azioni umane, anche quando siano positive o negative, affondano nell'assurdità, nella mancanza di senso, se vogliamo. E Europeana effettivamente è un otto volante, è una montagna russa letteraria in cui veramente si viene travolti da questo forsennato senso di meraviglia, e quindi io colgo l'occasione per riconsigliarvelo ulteriormente. E poi c'è la sorpresa, e allora io mi sono sorpreso di essere interessato agli insetti attraverso questo libro, L'arte di collezionare mosche. È un libro che appunto racconta di un uomo, cioè in realtà non solo di quello, perché è un ibrido, biografia, fiction, non fiction, autobiografia, è un po' un ibrido come tipico dell'autore Sjöberg, di
dietro alla trilogia del collezionismo. Fatto sta che è un libro che veramente coglie il lettore di sorpresa, perché nonostante si concentri su appunto un uomo che ha fatto dei sirfidi, che è una tipologia di insetto, non sono esattamente le mosche, il proprio punto di riferimento nella vita, in realtà costruisce un immenso racconto che porta anche lo stesso lettore a interessarsene, cioè un argomento che sembrava assolutamente non interessante per niente diventa improvvisamente sorprendente, e secondo me la sorpresa effettivamente riguarda questo libro per questo motivo. Ma c'è anche la commozione lo associo assolutamente a questo libro, che è Vite che non sono la mia. È uno dei più bei libri di Emmanuel Carrère, che tra l'altro è molto spesso poco citato come libro top di Emmanuel Carrère, ma secondo me è effettivamente uno dei suoi più belli, se non il più bello. Ci sto pensando da un po' e potrebbe vincere il primato. Fatto sta che è un libro meraviglioso sulla perdita, sul lutto, sul senso della vita e della morte. Meraviglioso, io ero in lacrime leggendolo, in lacrime. Però oltre alla commozione, shock! Allora, uno dei libri più scioccanti che ho letto, e dove gli stessi protagonisti sono in shock, se vogliamo, è La carne di Emma Glass. Non fatevi veramente deconcentrare dalla brevità. Non è un libro, un libro che mi leggo in un pomeriggio e viva! Sì, magari te lo leggi in un pomeriggio, ma di certo non è un libro leggero. È un libro veramente scioccante, ma veramente. Io vi feci un video in cui ve ne parlai in modo approfondito, quindi recuperatelo, ma se penso a un libro shock, questo, assolutamente. E poi c'è La paura. Allora, uno dei libri che secondo me, e qua concludiamo con l'ultima nozione, La paura, uno dei libri che secondo me ha reso meglio il senso di paura è stato, tra quelli che ho letto, La donna perfetta di Ira Levin. Aiuto. Allora, è un libro dove in realtà per molto tempo si prende questo mood sì di mistero, però un po' humor, non è così focalizzato sull'attenzione, ma poi man mano che scorre, man mano ti senti veramente in angoscia perenne, cioè terrorizzato, ma soprattutto temi tantissimo per la protagonista, che è appunto una donna che si è appena trasferita in questa piccola città perfetta, dove le donne sono perfette, tutte casalinghe anni 50, dove gli uomini sono tutti perfetti, e lei invece è una donna comunque super impegnata politicamente, a livello anche di emancipazione femminile, che si ritrova catapultata in una soap opera praticamente, dove anche le sue amiche, le uniche che considerava normali fuori dal gregge, diventano pian piano appunto donne perfette, quasi robot. E quindi quando capisce quello che si nasconde dietro a questa distopia, veramente cresce anche il senso opprimente del fatto inevitabile, di qualcuno che controlla dall'alto. E questa paura che prova la protagonista, che comunque è una combattente, se vogliamo, la prova anche il lettore, veramente, cioè rimani lì sul filo del rasoio, così dice: aiuto, come può succedere, cosa succede? E quindi sì, io ho vissuto paura leggendo questo libro, e ve lo consiglio. Ma questi erano i miei libri per l'emozione, un libro per emozione. Fatemi sapere quali libri vi hanno dato le emozioni più forti, e quali sono state, e quali di questi libri di cui vi ho parlato oggi avete letto, non avete letto, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, insomma fatemelo sapere. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!